Hola a tutti ragazzi, sono Natron e siamo qui oggi con il secondo episodio di Resident Evil 2 in italiano. Scusate se ci ho messo tanto a fare il video, però per problemi, insomma, impegni vari e poi quando mi ero deciso a farlo praticamente il mio microfono, diciamo, si è andato a farsi fottere, quindi ho dovuto rimediare fortunatamente. E nulla, ce l'ho fatta, quindi ora siamo qua. Allora, ci eravamo lasciati che avevamo recuperato la mappa del pian terreno della villa, non completa. Quindi, se non sbaglio, sì, bisognava andare di qua, che c'eravamo già stati, però, insomma, c'era un'altra porta da esplorare, quindi. Oh no. Di qua. Ah, pensavo di averla presa, vabbè, la riprendiamo. Comunque non sarà solo Resident Evil il gioco che farò, ho già in mente comunque altri giochi da fare se riuscirò a farli partire a trovarli ovviamente, altrimenti andrò su altri. È una piantina del piano terra, vuoi prenderla? Sì, ora possiedi la piantina del piano terra. Bene, perfetto. Quindi in teoria dovrebbe essere quella completa. Sì, perfetto. Bene, pensavo di averla già presa. Allora, oltre questa porta c'è utilizzando il grimaldello, c'è da molti considerato all'epoca insomma, la scena più paurosa di tutti i videogiochi. Che sarebbe questa. Ecco, apparizione di non uno, ma ben due cani che noi ora come ora evitiamo, li farò fuori poi tranquillamente quando ci devo tornare, tanto devo fare avanti e indietro tra le due ali, ora non ho voglia assolutamente di ammazzarli, anche perché sono 15 proiettili, quindi sì, voglio prendere la pianta verde. Allora, questa porta qua, se la esploriamo, è chiusa, sulla porta incisa un'armatura. Ecco, ci serve la chiave apposita. Probabilmente non l'abbiamo. Vediamo un attimo questa porta. Se è aperta, si sì, è aperta. Ah, sì, era da tanto che non giocavo a Resident Evil. Zombie, zombie, no, niente. Allora, esploriamo un po' la stanza perché io ho. Come vi ho già detto nell'episodio precedente, ero arrivato fino a un certo punto, poi però ho interrotto, quindi ovviamente non mi posso ricordare il tutto. Qua non c'è nulla. Un bel bagno. Niente di utile. Ok. D'accordo. Quindi possiamo anche andare via, presumo, visto che non c'è niente di utile assolutamente. Comunque tanti giochi comunque da proporvi, insomma, anche per un po' per alternare sia tra Resident Evil e altri giochi, per non annoiarvi, e anche perché ci saranno alcuni momenti in cui io non avrò voglia appunto di giocare giochi di tipo survival horror, quindi ecco, insomma, per fare contenti sia voi che me. Ah, ok, qua c'è la trappola, se non sbaglio. Molto strano, vabbè. Allora, vediamo un po'. Un arazzo, ah, niente di utile. Bene, meglio così. Qua non c'è nulla. Siccome non ci ho giocato molto lontano da questo, alcune cose me le ricordo. Un'urna decorata con un bel motivo. Niente di utile, però qua vedo qualcosa di molto utile, un bel fucilozzo. Vuoi prendere il fucile? Sì, certo che lo voglio prendere. Perché non dovrei? Cose che si attivano qui togliendo oggetti e rimettendone a posto altri. Ma vabbè, dettagli, dettagli. Vabbè, usciamo, quindi non c'è nulla di utile. Vabbè.
Ora dovrebbe attivarsi la trappola, se non ricordo male. Se mi sbaglio, beh, pazienza, la gaffa, no, infatti. Trappole tranquilla qua, non potremo uscire. Infatti è chiusa e nulla, bisognerà aspettare che... Bisognerà aspettare. Ovviamente non moriremo, altrimenti il gioco diventerebbe praticamente inutile, ma... vabbè, dovremmo aspettare che... appunto qualcuno ci venga in soccorso. Appunto il nostro amico Barry. Jill? What happened? Barry? Help me, please! The door won't open! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Sì, no, tranquillo, non succede nulla, il soffitto si sta abbassando, mi spiaccicherà sul pavimento, tranquillo, una cosa comune. That was too close. You were almost a Jibble sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Ah, vabbè. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Questo è Why on vero. earth are you here? Buona domanda. I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Ah, va bene. Agli ordini. Thank you, Oh, Jill. questo... Sì, per dire... Vabbè. Questo vizio di dividersi nei giochi horror, film horror, sinceramente non lo capirò mai. Cioè, c'è un mostro, ci sono dei mostri, c'è un pericolo, perché cazzo vi dovete dividere? State tutti uniti. Ecco il nostro amico Jim Frizio che ci vuole venire ad abbracciare. Dunque, qua ci sono parecchie porte. Allora, non ho intenzione di farti fuori. Entra, 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 Madonna, ci è mancato un pelo. Ci è mancato un pelo. Il nostro caro amico Jim Frizio, no, te mi sa che ti devi togliere di mezzo. E mori. Faccio fuori con un coltello perché non voglio sprecare munizioni. Ma porca puttana, maledetto, vigliacco bastardo. Maledetto. Schianta, non rompere più. Ma che cazzo è? Cioè, boh, a meno male che... Ho fatto un po' male, però, insomma. Madonna, prendiamo questa erba verde perché... Se no qui è un fango. Anzi, è un bordello proprio totale. Porta. Apriamola. Qui, se non sbaglio... C'è la stanza della sicurezza. Oh, bene, 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 bene. Qua c'è il prodotto chimico. Ah, sì, me lo ricordo il prodotto chimico, però lo metto qua nel baule perché tanto per ora non mi serve assolutamente, quindi... Ah, caricatori, buono. Allora, prodotto chimico, lo metto qua, sì, e prendo... i due caricatori perché fanno comodo. Li unisco, quindi combina. Cos'è uno spazio libero? Cose potrà unire queste due erbe verdi. No, va bene, per ora stanno dove sono. Dunque, allora controlliamo un attimo la mappa. Io sono qua, c'è la scala, però devo finire di esplorare il pian terreno. Non voglio ancora andare su. Che poi tanto ci andremo, esploreremo tutta, in lungo, in largo, in altezza, in profondità. Non mancherà nulla all'appello di questa magione qua. Non vi preoccupate. Allora, qua c'è il nostro amico Gimfrisio che sinceramente... Ah, ce n'è anche un altro, bene, bene, bene. Sicuramente uno di due dovrò farlo fuori, però vabbè. Ah! I corvi. Ok, allora, qui c'è un piccolo enigma. Praticamente ci sono questi quadri. I corvi tranquilli non vi faranno nulla.
Praticamente esaminando questo quadro, se non sbaglio, dice il dipinto si intitola La fine della vita. Sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? No, perché tanto là non accadrà nulla. Praticamente questi quadri vanno a rappresentare il diciamo le varie fasi della vita umana, cioè quindi dalla nascita fino alla morte. Per esempio questo dice il ritratto di un anziano glabro. Vabbè. Sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? No, perché bisogna premerli, diciamo, in ordine, cioè dalla nascita, come dice il quadro, no? Dalla nascita fino alla morte. Quindi bisogna andare a cercare la nascita, il ritratto di un neonato. No, qua il ritratto di un uomo di mezza età, dall'aria stanca. No, mi sa che si comincia dal neonato, non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire una cavolata. Ah, ecco, vedete, ecco, il dipinto si intitola dalla culla alla tomba. Quindi bisogna appunto mettere in ordine questi quadri, insomma. Ora però voglio un po' esaminarli perché non vorrei sbagliare. Giovanotto, no, bisogna proprio cominciare dalla... bambino, ecco il bambino... No, proprio dal neonato. Quindi andiamo a premere prima il neonato. Ecco qua, il ritratto di un neonato. Sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? Sì. Poi ci sarà il bambino. Almeno penso. No, di un giovanotto no. Ok, di un bambino, sotto c'è un pulsante, vuoi premerlo? Sì. Poi il ritratto di un ragazzino felice, quindi c'è il ragazzino felice. Poi c'è il giovanotto. No, un momento solo. Allora, neonato, bambino, l'anziano no, non voglio premerlo, corvi siete buoni, non rompete le palle, ci manca solo che venite ad attaccarmi e poi sono a posto. Di mezza età, dall'aria stanca, no, qui c'è un altro quadro, no, perfetto, quindi era bambino, anziano, giovanotto, questo qui... Il ritratto di un giovanotto, sì. Poi abbiamo anziano glabro. Madonna, che muore di merda, cioè. Non mi ricordo. Ah no, questo l'avevo già premuto, quindi bisogna premere. Questo è il ritratto di un anziano glabro. Sì, lo premo. E per finire manca l'anziano stanco, insomma, una persona anziana, ecco, di un uomo di mezza età, dall'aria stanca, sì, e non è successo nulla, ne manca uno, ne manca uno, che dovrebbe essere questo, no, quale cazzo è la combinazione? Ah, ho sbagliato. Vai, prima figura di merda della serie. Madonna, vabbè. Allora, quindi usciamo dalla stanza, rientriamo e fare tutto il... Purtroppo il... Vabbè, comunque dai, è semplice come... A meno che non si fa cazzate come ho fatto io, quindi insomma... Si dovrebbe fare abbastanza in fretta. Quindi abbiamo detto neonato. E si preme il pulsante. Poi abbiamo... Il ragazzino felice. Quindi si preme...